Buongiorno a tutti amici, oggi vi voglio parlare di una cosa importante che è una piaga che ci attanaglia sempre, ogni anno, ogni volta che arriva questo periodo estivo, ossia l'abbandono degli animali. Generalmente i nostri amici a quattro zampe, i cani. Che succede? Poi immaginate un cane che vive con voi a casa vostra, che è abituato alle vostre coccole, che mangia nella sua ciotola, che sta nel suo lettino, circondato da tutti i familiari, dalla nonna, dai nipoti. A un certo punto, perché la famiglia deve andare in vacanza in un resort che non accolgono gli animali, decidono tutti assieme di abbandonarlo e quindi lo lasciano nei punti più sbagliati. Abbiamo visto tanti video, no? Sui telegiornali, abbandoni in autostrada, abbandoni legati a un cancello, abbandoni legati a un palco. Ora, dovete pensare che un animale così, abituato a quello che vi ho detto prima, una volta che è abbandonato, le strade sono due. O è quella del canile, che non so se l'avete mai visitato, un canile, per vedere come stanno loro, in una situazione di, diciamo, il box minimo, se fa lo sgambamento quando arriva il volontario, eccetera. La seconda, che è quella un po' più, purtroppo, quella più pericolosa, che è questa. Quindi io vi esorto in questo periodo a non abbandonare i vostri animali. E ricordatevi che se abbandonate un animale, se abbandonate un cane, le bestie siete voi e non lui. Grazie per l'attenzione, diffondete questo messaggio affinché queste cose non accadano più. Grazie a tutti.